Castanti, assessore comunale qui a Latina per le attività produttive e per il turismo, è il nostro ospite oltre che un nostro caro amico. Senti Felice, non è una critica, però un'osservazione. È un torneo molto importante, questo quadrangolare che si sta svolgendo qui a Latina tra Italia, Belgio, Russia ed Ungheria in preparazione dei prossimi europei di Praga. Da 1 a 10, quanto credi abbia risposto la popolazione pontina a questa manifestazione, almeno fino ad ora? Finora mi sembra di vedere una risposta abbastanza fiacca, diciamo così, per usare un termine sportivo. Non so dirti bene a cosa sia da imputare, sicuramente il fine settimana lungo con il bel tempo e il meteo in questi casi non aiuta, diciamo invita ad andare fuori, ad andare al mare, ci stanno soltanto gli appassionati, gli amici della palla a spicchi, quelli veri. Ascolta Felice, tu sei stato un giocatore di rilievo nelle minus, una per tutti la tua grande esperienza scaurica e poi quella che ha diciamo forgiato questa amicizia che va avanti ormai da tempo. Quanto lo sport in questo contesto è importante per la vostra amministrazione? E non solo da un punto di vista dell'immagine, intendevo da un punto di vista sostanziale. Allora, a livello personale, chi come me, ma soprattutto chi come il sindaco, è stato capitano del Latina Calcio negli anni gloriosi, è stato un importante giocatore di Serie B, sicuramente Damiano Coletta e il sottoscritto si portano dentro nel cuore proprio la lezione dello sport. E tutto sommato il nostro movimento è un movimento che nasce dall'associazionismo sociale, culturale, quindi ha un concetto dello sport in senso lato, siamo un gruppo sportivo sicuramente. In questo momento Latina è sicuramente in sofferenza, lo sport per così dire più popolare e seguito, io da amante del basket dico ai noi, il calcio sta segnando una pagina piuttosto amara qui a Latina. Il Latina è ufficialmente fallito, la società dovrà, almeno quella calcistica, dovrà ripartire dai dilettanti. Insomma, è un momento non molto felice per lo sport cittadino. Però Latina rappresenta pur sempre una sorta di basket city del centro-sud, la tradizione proprio del basket è molto forte tuttora, il volley è lo sport cittadino che si esprime al maggior livello, ma anche la pallanuoto, il calcio a 5, insomma è sicuramente una città di sport Latina. Adesso sullo sport sicuramente con la nostra amministrazione si sta avviando anche una riflessione proprio nella gestione più attenta alle regole e alle procedure degli impianti sportivi. È una pagina delicata, ma noi ci auguriamo di riuscire a far rialzare la testa e far ritornare la passione e l'attenzione da parte degli sportivi veri. Da residente, per il nostro movimento, l'aver perso diciamo un'occasione come quella di tenere qui a Latina le finali nazionali Under 18, quanto ha influito su questa situazione? Possiamo parlare di occasione buttata al vento? Sicuramente, per me, per il sindaco, che non è passato giorno senza che si sia per così dire mangiato le mani. Riflettevamo anche stamattina di nuovo con i vertici della FIP che sia stato un peccato, quella rassegna lì è probabilmente nel settore giovanile la più bella che potesse esserci per Latina, è davvero un peccato, c'è il rammarico forte di questa amministrazione, c'è stato sicuramente un malinteso nel lasciarla forse un po' troppo nelle mani della parte privata, andava sicuramente istituito un comitato tra federazione, comune e operatori alberghieri per assicurare la giusta accoglienza e recettività. Dovremo fare di tutto per far tornare una rassegna
importante tipo quella, perché davvero da sportivi, quando si perde è inutile stare a rosicare. Risultato acquisito, si torna in palestra e si guarda alla prossima partita. Cercheremo di portare qualcosa di analogo livello. Sport e solidarietà. Quest'oggi Basket Forever, comunque alla Dina per la seconda volta, diciamo, ha offerto il proprio contributo attraverso la presenza dei ragazzi che, diciamo, costituiscono il progetto, diciamo, per una vita migliore. Ecco, un pensiero in questo senso. Ma io sono orgoglioso, fiero di essere amico a chi come Nicola si sta spendendo tanto per questo progetto. Nel nostro cuore di sportivi, sport, impegno, sudore, sacrificio e solidarietà sono tutt'uno. Questo che sta facendo con questi ragazzi è un'esperienza straordinaria, sono contento che possano portare il vessillo in maniera simbolica ad inizio della partita della nostra nazionale contro la formazione nazionale del Belgio. Concludendo, effetti sonori, testi da questa bellissima esperienza che è stata Lievito quest'anno. Diciamo, io da residente mi sono sentito orgoglioso di potervi partecipare. È stato un passo importante nell'apertura culturale di Latina, un ulteriore passo avanti. In questo caso ti piace vincere facile, perché tu sai che noi tutti almeno 4 decimi di questa giunta sono stati dietro le quinte proprio gli animatori, gli ideatori della rassegna. L'abbiamo in questo caso dovuta guardare come giusto che fosse, da dietro un po' alle quinte, in sordina. Abbiamo lasciato che altri raccogliessero il testimone e portassero avanti questa ulteriore rassegna, edizione della rassegna. L'abbiamo guardata, come abbiamo sempre fatto, con estrema attenzione e simpatia. Io personalmente ritengo che sia la più bella rassegna culturale che Latina abbia avuto e che per fortuna continuerà ad avere. Grazie. Grazie Felice, alla prossima. Alla prossima.